Buongiorno a tutti, buona domenica. Collegati alla partita di Premier, anzi scusate, di Primavera, Sbordone League, quinta edizione, in campo la formazione, dicevamo, collegata alla partita della Primavera, ci scappa la cacca in campo, ex AC Picchia, la squadra di Di Maio, contro il Crystal Palace. Attenzione, Starace, i guantoni di Cesare Esposito. Il risultato per questi primi 5 minuti di partita è già 1-1. Hanno segnato Petrone con un gran destro a rientrare e Di Maio. Dunque 1-1 il risultato. Noi andiamo alla lettura delle formazioni, ma intanto seguiamo Graziano in area di rigore. Sarà calcio d'angolo per la formazione del Ci Scappa la Cacca, ex AC Picchia. Cesare Esposito tra i pali in difesa. Attenzione, il calcio d'angolo battuto troppo lungo. Dicevamo, in difesa la Dogana con Capezzut, c'è Barra a sinistra, poi c'è Di Maio, Graziano e Aprea in attacco. Eccolo qua il nuovo acquisto, Barra, per la formazione del Ci Scappa la Cacca. Poi i soliti, Di Maio, Aprea, dunque Capezzuto, la Dogana e Graziano per il Crystal Palace, che ha un po' delle novità vista la mancanza di Peppone Avolio, che è infortunato. Abbiamo Guarino tra i pali in difesa, Lecce, Petrone e Orazio Redi. A centrocampo ci sono Cerullo e Perna, il gran ritorno di Perna. In attacco, come al solito, Starace. Intanto la conclusione di Cesare Esposito, la parata di Guarino. Alle ore 10 si è giocato un'altra partita della Primavera con la formazione. Stavamo dicendo che alle ore 10 si è registrata la vittoria della squadra di Dario Falvo sui Los Pollos Hermanos di Marco Santoro. Vittoria schiacciante, 6 punti per la formazione di Dario Falvo. Risponde ora il Crystal Palace a quota 0, sconfitta proprio alla prima giornata dalla formazione di Dario Falvo. Attenzione, Lecce! Palla fuori per il Ci Scappa la Cacca, esordio assoluto alla quinta edizione, vista la giornata di riposo nella prima. Qui la chiusura di Cerullo con le mani in mezzo, ci ha provato un ragazzo con la maglia blu che già mi sono dimenticato il nome, dovrebbe essere Barra, è così. Starace si gira, tocco per Petrone, ci riprova, fuori. Occhio a questa azione dove c'è Graziano chiuso, poi Starace, Capezzuto sulla sfera, riesce a rinviare in avanti. Sempre 1-1 il risultato, peccato non aver registrato i due gol di questa partita. Palla dentro Redi. Sarà rimessa Prea, batte pallone per Di Maio, poi recupera Perna, tocco per Lecce che può lanciarsi. Occhio alla scivolata di Cesare Esposito, non perfetta. Poi Lecce, deviazione di... Oh, ma sta zitto. E qui Petrone mi dà una spallata. Sarà calcio d'angolo, dunque batte Lecce, sale anche Petrone. Palla dentro, salta Perna. Cesare Esposito. A seguire ore 12, partita dei Soccer Star. Da non perdere. Ci sarà il campo anche Jerome. Palla dentro, Aprea si gira, Aprea, il tank Aprea, 2-1, è tornato più bomber che mai il tank Aprea, 2-1. Stazza del tank Dennis, barbetta la Gonzalo Higuain, è tornato il bomber Aprea. Dunque 2-1 per il Ci Scappa la Cacca, ex AC Picchia, che nella scorsa edizione è stato fanalino di coda del girone under della quarta edizione. Quest'oggi però ottimo esordio fino a questo momento. Capezzuto mette dentro Guarino. Palla per Lecce. Prova a partire. Salta Graziano due volte. Lecce, no alla terza, e riesce a chiudere il giocatore del CSK alla cacca. Starace. Prova il numero, sbaglia tutto, la Dogana prova a ripartire, Starace riconquista il pallone, destro fuori. Buono il pallone per Starace, tutto solo, Starace!
Pareggio Crystal 2-2. Il bomber Sarace. Occhio alle sorprese, batte Cesare Esposito Guarino a confermare il momento, il momentaccio del Crystal Palace. Qui anche Guarino commette un errore che stava per costare carissimo, palla sotto le gambe, quasi paperone, invece si salvano un calcio d'angolo. Batte Graziano al volo, traversa Di Maio, poi palla che rimane in campo. Poi Capezzuto mette fallo, anzi no, è Petrone che ha commesso fallo. Già battuto il calcio di punizione, Aprea, palla per Capezzuto, la dogana, spazza, ma la palla rimane lì. Aprea, Graziano, Aprea, che azione! Poi il rinvio un po' così di Cerullo, arriva anche Lecce. Ready, buono il passaggio per Starace, cerca Lecce che sale in cielo, ma il colpo di testa è centrale. Blocca Cesare Esposito che poi va a rinvio, non trova nessuno. Allora Guarino. Capezzuto tiene un campo, un ottimo pallone, palla dentro, Aprea tutto solo. Aprea! E poi il tocco nella, sulla linea praticamente. Primo gol di Barra. In assoluto lo Sbordone League al suo esordio, è 3-2 per Ci scappa la cacca. Ancora azione per la squadra di Di Maio, qui a Prea. Prova il numero, palla che termina sul fondo. Palla ancora per Barra, cerca il cross sul secondo, arriva Capezzuto, vediamo se la tiene in campo. No, troppo lunga. Rimessa laterale per il Crystal Palace sotto di 1, batte Starace, salgono tutti. Colpo di testa di Barra a mettere fuori Petrone nel mucchio, perna all'indietro, Cerullo sbaglia, poi arriva Redi e mette fuori. Occhio a Petrone, spostato a destra, finta Petrone, cerca spazio, c'è Lecce, lo ignora ancora Petrone, va sul fondo, mette in mezzo, perfetta per Starace che fa 3-3, il tap-in vincente di Mario Gomez Starace. Aprea la battuta, prende in pieno la barriera, il risultato è tornato sulla parità, 3-3, gran gol, ma grande azione di Petrone che si è smarcato molto bene mettendo in mezzo un pallone delizioso per Starace che fa 3-3, la rimessa è per Di Maio, il sorriso è dell'arbitro Schioppa che a prima mattina è ancora più brutto del normale. Aprea, Capezzuto, vediamo un po', non riesce a passare su perna, Starace, piruetta, se ne va, è partito Mario Gomez, poi Graziano su di lui, sbracciano i due giocatori, arriva Redi, controllo d'esterno, ancora Redi, per Starace, triangolo che però non si chiude, non c'era Lecce, dall'altra parte riparte la dogana, supera la metà campo, ancora la dogana, passaggio che però non si chiude, Petrone riparte chiusura, rimessa per lui, 3 in avanti per il Crystal, Lecce, salta il primo, ancora Lecce, pallone per Petrone che prova a scendere, Petrone ancora destro in mezzo, stavolta non c'è la rete, qui errore, la conclusione sull'errore di Barra, il tiro di perna la tiene lì Cesare Esposito, Aprea prova a ripartire, Redi chiude, ancora Redi, poi Capezzuto ancora per Di Maio, colpo di tacco, è partito il cross di Capezzuto, blocca Guarino che poi prova il passaggio a Lecce, vediamo un po', c'è l'arbitro davanti, non si vede, Lecce si riparte, Lecce sbaglia il passaggio, la dogana, Aprea prova ad andare, chiude Redi, rimpallo fondo, ancora perna, attenzione, 3 contro 2, perna, Lecce, perna, all'incrocio sotto la traversa, perna, 4-3, Crystal Palace in vantaggio. Passa in vantaggio dunque la formazione Crystal Palace, qui batte Barra, ribattuta dalla barriera, Starace numero, Starace portapalla, entra in aria, deviazione di Capezzuto, sarà calcio d'angolo, si lamenta Di Maio, voleva il fondo, salgono le torri, palla sul secondo a cercare Petrone che arriva puntuale, mette giù Petrone, danza sulla sfera, finta ancora dentro, deviazione, Esposito, poi Lecce, Mancino, rete, Schürrle Lecce,
5-3, termina così il primo tempo. Crystal Palace che sta vincendo, conduce con due gol di vantaggio sul CSKA Lagacca.